Ciao ragazzi, benvenuti questo lunedì alle ore 17 sul canale BG Passione Games. Ai 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 ai, ai 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 ai, ai 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 ai, ai 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 ai, allora, volevamo provare, ai 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 ai, Dead or Alive 6 ha bisogno di un aggiornamento di 353 mega. Vediamo un attimino quanto ci mette. Perché appunto volevo provare con voi, tanto vedete quali sono i giocatori che sono stati installati recentemente dal sottoscritto e appunto vediamo un attimino se dura poco, altrimenti scegliamo un altro gioco che vi volevo far vedere e questo appunto lo vediamo prossimamente, sarà il prossimo. Quello diciamo che okay. Allora io volevo giocare con voi a un altro gioco di pugilato. Io praticamente l'ho già postato sul canale con mi sembra uno o due incontri, non mi ricordo, ha fatto paura. È un gioco targato ovviamente Xbox 360, quindi è una versione retro compatibile con la Xbox One, che ho io, ed è Fight Night Champion, cioè praticamente un incontro di pugilato, quindi praticamente riprende un pochino EA il Sports to the discorso game. relativo alla, tanto vediamo, togliamo il faccione e quindi era, e credevo fosse di più. È un gioco del 2011 dove è forte ragazzi, perché ci sono diversi attori, ok? Diversi attori, intendo per pugili del passato. Cassius Clay, Muhammad Ali, abbiamo il nostro Mike Tyson, quindi praticamente e poi anche qui la grafica è molto molto carina. Quindi ho detto, ok, sì, l'ho già postato sul canale, però ho detto perché non ripostarlo con tra gli altri giochi? E è molto, devo essere sincero, è un gioco datato, c'ha cioè quasi 20, 10 anni, il prossimo anno compie 10 anni, quindi va non all'asilo, ma ci va più, va a scuola, ma a parte la battuta, è pur sempre un gioco che ha una certa grafica e sostanzialmente molto molto crudo. Ora lo vediamo, allora, Fight Now, Champion Mode, Game Mode, Boxer Shay, Xbox Live, Fight Night Store, My Corner, allora io direi di fare la modalità Fight Now, cioè praticamente giochiamo con un, no, allora qui abbiamo, vediamo tutti insieme chi c'è, abbassiamo un pochino che ce l'ho con le cuffie. Mike Tyson, Muhammad Ali, l'avete visto? Muhammad Ali, David Haye, George Foreman, George Frazee, Lennon Lewis, Eddie Chambers, Tommy Morrison, quello di Rocky, George Foreman, bello, Vitaly Klitschko, russo, Vladimir Klitschko, fratelli, Cristobal Arreola, Andy Horfield, eccolo qui, questo, Sonny Liston e Barter Bean. Ecco, questo sinceramente dovrebbe essere inventato, non lo so, poi. E poi abbiamo Henry Bishop, questo però c'ha il lucchetto. Questo c'ha il lucchetto e non si possono prendere se non hai appunto tutta la serie. Questi sono tutti i vari, però non si possono usare. E Michael, allora io direi di fare un incontro tra Michael Tyson, se vi va bene, e Muhammad Ali. Ok. L'audio è molto alto in cuffia, quindi non so se anche lì, ma penso di no. Tanto avanza. E facciamoci, tanto mentre sta caricando, ragazzi, io a questo punto lo dico ora, non vi confondo, ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete un like se vi piacerà questo video e andate a fare un saltino anche sulla pagina Facebook. Togliamo il nostro faccione. Ten rounds of heavyweight action between Mike Tyson and Muhammad Ali. Mike Tyson's ring walks have been known as circus spectacular, but yet, with all that,
To him, it's a moment of extreme attention. Anche come grafica, secondo me, non è malaccio. Muhammad Ali is on his way to the ring. You can see it in his eyes. You just know he's got that feeling tonight. Quindi praticamente oggi siete assorbiti un combattimento con FC4 e un combattimento di pugilato. Ecco, magari nei commenti mettete quello che secondo voi è troppo alto. Mettete nei commenti quello che secondo voi ha come grafica migliore. Di questo non è malaccio, non è malaccio. Ok, let's have a good clean fight, touch him up and let's go. Qui sono box, vai. Everybody's been waiting for these two to meet up. Now they do, as round one is underway. To the head he goes with a left hand. He could go down. Cosa ti ho durato? Ti sei rotto tutto! No! Alzati! Down he goes, now up he gets! And if he wants to stay up, he's gonna have to grab on, kill a little time! There's the headshot, but he parries it away. Scores a combo to the head. He is not in good shape. He could be non si copre. He was able to non si copre. Non si copre, Tyson. Non si copre. Scusate, ma viene a ridere perché ho dei picchi. Ah, non da ragazze i picchi. Addio, ce la fa più. Morto, ragazzi, è morto. Vi ho lasciato campo libero fino in fondo, poi sono apparso. Non ce la fa più, ragazzi. Allora, rivediamo. Ragazzi, è stata veramente una cosa abominevole. I never saw that coming, an early knockout victory. That's a stunner, Teddy. So as I look at it, maybe not as surprising as everybody else is, letteralmente spappolato, he came out very dry, no sweat on him at all, and he got caught cold. Alongside Teddy Atlas, I'm Joe Tessitore. Thanks for being with us. We'll see you next time ringside. Letteralmente spappolato, Sì. E che dire, non ci fa vedere, però vediamo un po', non ci fa vedere. Allora, non ci ha fatto vedere sostanzialmente il riepilogo, il perché non ce l'ha fatto vedere. Andiamo avanti. Allora, vediamo un po' se c'è instant replay. Vediamolo, vediamo. Allora, qui si può andare indietro. Poi, queste sono le foto del match. No, è il nostro ragazzo che è a terra, ma non si può. Ecco. E per andare? Eccolo. Avete visto, praticamente non si è coperto, quindi in automatico ha preso praticamente due o tre, diciamo, serie di cazzotti che l'hanno letteralmente
Allora, ragazzi, io vi invito a mettere un commento, ovviamente se volete, ed è volutamente l'ho voluto mettere, cioè, volutamente voluto mettere, non si dice, però diciamo il concetto è quello, cioè questo video di box l'ho voluto mettere in maniera, è voluta, ecco, la sua collocazione alle 17, dopo aver visto il video delle 12 di UFC. Quindi vi chiedo, vi faccio questa domanda, spero che qualcuno risponda, sicuramente Gabriele risponderà, anzi, Gabriele, aprite, diciamo, i commenti al video. Secondo voi, a livello di grafica e di giocabilità, è, diciamo, migliore questo gioco di box, pura box, che è del 2011, o appunto UFC 4, che invece è un gioco del 2020? E vi piace questo gioco? Ecco, queste sono due domande che vi pongo. Ragazzi, io direi di chiudere qui questo video con questo appunto episodio dedicato agli altri giochi, ai propri altri giochi, anche se, ripeto, questo video c'è già sul canale, un video mi sembra una scazzottata con un'amica per provarlo. E adesso e quindi niente, io direi a questo punto di ricordarvi appunto il palinsesto di questa settimana, che appunto vedrà ultima, per l'ultima settimana, almeno per ora, diciamo, i due video, uno a mezzogiorno e uno nel pomeriggio, poi la settimana prossima cambieremo il palinsesto. E dicevo appunto, domani giornata di PES con un episodio alle ore 12 e poi il pomeriggio continuiamo la carriera con FIFA 20, i Leoni d'Inghilterra, vediamo cosa succede. Mercoledì pallacanestro a mezzogiorno, un episodio di NBA, vediamo se live o 2K e poi appunto faremo un altro episodio di Metro 2033. Allora, io direi a questo punto di salutarci. Andate a fare un salto anche sulla pagina Facebook del canale, ovviamente pagina PG Passione Games, dove troverete, oltre che a questi contenuti, anche altri contenuti, magari inediti, che non troviate sul canale. Ragazzi, io vi saluto e vi faccio un ciao!